Ah, siamo qui con Lorenzo Lercoli. Lorenzo, 2 giorni fa sconfitta brutta contro Bonn, parziale di 11-0 in vostro favore e poi il blackout. Sì, è stata sicuramente una partita molto negativa per noi, eravamo partiti molto bene, sinceramente non mi aspettavo che successivamente potessimo avere un blackout del genere. Così è successo. Sicuramente bisogna sempre tener conto che noi giochiamo il martedì dopo aver giocato la domenica, abbiamo giocato domenica in trasferta a Caserta, una partita molto, molto dura su un campo molto difficile, quindi non è mai facile giocare il martedì in coppa e fare insomma, prestazioni di alto livello. Sicuramente non, diciamo che non vogliamo cercare scuse o giustificazioni, però è chiaro che non è facile e allo stesso tempo non ci possiamo permettere però di fare delle partite del genere perché veramente siamo stati molto molto negativi. Adesso la strada è tutta in salita, ci sono 3 trasferte da affrontare. Sì, sappiamo bene che la partita di martedì era molto importante, perderla ci mette in una posizione non buonissima, tutt'altro, e ora però ci sono ancora 5 partite. E ovviamente il calendario non è dei migliori, però sono 5 partite da giocare, non partiamo sconfitti nelle partite che faremo in trasferta o quelle che faremo in casa, comunque non saranno facili. Bisogna rifarci assolutamente dopo questa brutta partita e vediamo come va il giorno di ritorno. Per quanto riguarda il campionato, vittoria importantissima a Caserta. Adesso serve continuità in casa con domenica contro Bologna. Sì, senza dubbio. Bisogna appunto cercare di avere più continuità di risultati. Abbiamo fatto delle ottime partite, però troppo spesso intervallate da partite di basso livello, no? Bisogna cercare di avere più continuità, senza dubbio, è fondamentale per avere una stagione positiva e quindi serve questo, continuità di risultati. Abbiamo fatto una buona partita a Caserta, non per tutti i 40 minuti, ma comunque una buona partita molto solida, bisogna ripeterci contro Bologna e cercare di ottenere il risultato. Ultima domanda invece sul tuo grande amico e ex compagno Gigi D'Atome, cosa vuoi dire a lui visto che ha fatto anche un mini record per quanto riguarda gli italiani in NBA? Ma cosa voglio dire? Se devo dire qualcosa glielo dico direttamente, non c'è niente da dire, solo che sono contento per lui, che si sta ritagliando il suo spazio. Spero che partita dopo partita ne abbia sempre di più, è chiaro che non è difficile all'inizio, soprattutto per il fatto che lui ha saltato tutta la prestagione, ma sono contento che si sta appunto conquistando minuti e niente, lo seguirò come ho fatto fino adesso con molto interesse.